Allora siamo tornati, chiamo scusa per i problemi che abbiamo avuto. C'è stato un adesso va c'è stato un tiro cross che purtroppo è finito nelle mani cross finito sulla barriera proprio del Liverpool. Sulla barriera di Liverpool c'è un calcio d'angolo per l'Arsenal. Intanto c'è stata una chiara occasione da gol poc'anzi per l'Arsenal. Ancora c'è il tiro cross di Ozil in mezzo, viene spazzato via il pallone prima che vada in calcio d'angolo, in rimessa laterale, lo recupera l'Arsenal con Monreal, arriva Xhaka, Wilshere, Iwobi, Sanchez, il pallone lo tira lungo Sanchez ed arriva Robertson. C'è stato messo giù un giocatore del Liverpool. Ci sarà il calcio di punizione in favore della squadra ospite. La squadra ospite che sta facendo qualcosa di straordinario, la squadra ospite già in vantaggio di un gol a zero a firma di Coutinho e assist man è stato Mohamed Salah e in tal caso l'Arsenal deve continuare a gestire qualcosina di più l'Arsenal. Il pallone va a Sanchez. Bellerin, Monreal, sbaglia Monreal, dà il pallone a Can, Mané, ancora quindi si era bloccato, abbiamo dovuto riaprire la diretta. Allora il pallone è ancora proprio ancora il pallone per Monreal. Di nuovo il pallone e ancora muove il pallone in mezzo, ci prova ancora l'Arsenal, non ci riesce ad andare al cross, ancora in mezzo il pallone per Wilshere, in mezzo c'è, vediamo, spazza via Gomez, spazza via e quindi c'è una rimessa con le mani rimessa con le mani in favore dell'Arsa che è già stata battuta. Intanto ancora il pallone in mezzo, la Premier League come viene vissuta in Italia viene vissuta in un altro modo, viene vissuta come un calcio straordinario, mentre in Inghilterra si punta tutto su questa Premier League perché è una Premier Liga bella, interessante. Ancora il pallone per Ozil, ancora in mezzo, viene fermato Ozil da Xhaka, però ancora il pallone è per il Liverpool che vuole ripartire con Mohamed Salah. Salah dà il pallone a no, era Coutinho che dà il pallone a Salah, ma sbaglia Mohamed Salah e quindi l'Arsenal cerca di ripartire con Ozil, non ci riesce, il pallone va a Mignolet che è il portiere del Liverpool. Mignolet. Quindi Mignolet veramente deve continuare a fare qualcosina di più, deve fare qualcosina in meglio. Meglio ancora. Il pallone ci vuole riprovare il numero 7 Sanchez. Ancora Sanchez sbaglia. Intanto non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi il pallone ancora per il possesso per l'Arsenal. Il cross in mezzo, nessuno, sono stati 3 minuti di recupero in questo primo tempo, giocava fino al 48
48esimo minuto di gioco. Poi noi alla fine della allora quindi è una qualcosa di straordinario, qualcosa di bello e di eccezionale. La verità è che abbiamo assistito a un primo tempo davvero fantastico, abbiamo assistito a una partita che veramente è qualcosa di eccezionale, qualcosa di bello, dobbiamo dire la verità. E allora, ancora in avanti, il pallone per il Liverpool con il neoentrato Milner al posto di Henderson, che era il capitano, che si è fatto male. Ancora il pallone recuperato da Liverpool. Bravissimo Mané, che deve scambiare con Lowen. Ancora il pallone per Robertson. Molto in campo. Si era vista qualcosa di brutto. Si era visto qualcosa di brutto, si era visto, quindi non qualcosa di brutto per l'Arsenal, si era visto, però doveva andare a fare qualcosina di più, doveva andare a fare, quindi doveva riprendersi il pallone, riprendersi il pallone. E quindi doveva fare qualcosa di più la poteva fare. L'arbitro manda tutti sotto la doccia per questo primi 45 minuti di gioco. Siamo fermi sull'1-0 con il gol di Coutinho ex-Inter. Non ha avuto chance nei campionati italiani, non l'hanno mai avuta. Sarà di più di Coutinho. Coutinho sarà qualcosa in più di Coutinho l'ha avuta, però non l'ha avuta. Coutinho non ha avuto granché di possibilità e quindi poteva fare con di più. Noi adesso dobbiamo riepilogare un po' cosa c'è nel primo tempo. Poco prima del nostro collegamento, perché siamo un collegamento molto al 15° minuto, prima al 13° minuto, no, al 9° minuto c'è stato un fallo su Jordan Henderson del Liverpool e quindi è entrato staff medico, però lui non ce la faceva, è dovuto uscire dal campo. Poi c'è stato un bellissimo calcio d'angolo battuto da Liverpool, ma non riesce nulla. Poi al 26esimo il gol di Philippe Coutinho, che ha trovato un grandissimo assist da Mohamed Salah, e Mohamed Salah poteva secondo me fare qualcosina di più. Mohamed Salah però ha fatto bene a passare Coutinho, perché se no non riuscì a fare niente di buono e quindi doveva e poteva fare qualche altra cosa di più, però è stato molto molto interessante. Parliamo al 34esimo, dove Nahom Monreal praticamente entra allo stato medico perché ha preso un duro colpo a Monreal e quindi Monreal viene soccorso. Poi l'arbitro concede 3 minuti di recupero e si vede tantissimo, ma tantissimo. Però da parte del Liverpool, però nessuna conclusione importante, si è visto proprio una corsa di Salah e poi si fa parare da Cech e poi Cech non controlla, Mané va alla rovesciata ma la manda sul fondo e quindi sbaglia tutto quanto. Noi è davvero tutto, perché se i primi 45 minuti di gioco c'eravamo nel secondo tempo tra Arsenal e Liverpool 1-0, allora alza 0 Liverpool 1, ha segnato Coutinho.
Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi, anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato. E gentili ascoltatori, torniamo in diretta per la partita Arsenal contro Liverpool. Leggiamo velocemente le formazioni. Prima vediamo l'angolo per l'Arsenal che batte Sanchez, troppo basso il pallone, quindi è regolato a Liverpool con Salah che riparte in gran contropiede. Salah vede Fernandinho da solo, di nuovo Salah para Peter Cech, grandissimo Peter Cech, ma bravissimo anche Mohamed Salah, che veramente ha fatto qualcosa di straordinario. Mohamed Salah ha fatto qualcosa di straordinario. Mohamed Salah veramente è un gran giocatore. Ovviamente le due formazioni stanno per arrivare. Allora l'Arsenal 4-2-3-1, Cech in porta, Ballarin, Koscielny, poi al posto di Monreal è entrato Mustafi e poi Maitland in centrocampo, Wisher e Xhaka. Poi c'è in attacco Iobi, Ozil, Sanchez, ecco, l'unica punta che è la cassetta. Velocemente 4-4-2 per il Liverpool, Mignolet in porta, poi Robertson, vediamo l'angolo del Liverpool, viene spazzato via il pallone dal neo entrato Mustafi, vuole recuperare l'Arsenal, ma il Liverpool recupera con Mani. La difesa Robertson, Klavan, Lovren, Gomez, poi Coutinho autore del gol, Kahn, Miller che ha dovuto sostituire il primo tempo per un Miller che ha sostituito nel primo tempo Henderson che è uscito per problemi fisici, e poi Mané in attacco, Firmino e Salah. I due capitani sono Koscielny e Miller, da quanto è a Miller. Ancora il, diciamo che questo primo, in questi primi 5 minuti di gioco ha giocato meglio il Liverpool, sempre grazie a un uomo che si chiama Mohamed Salah, ex Roma, e la Roma gli ha dato tantissimo, la Roma gli ha dato a Mohamed Salah, che è andato dalla Chelsea, via dal Chelsea, prima era andata alla Fiorentina per uno scambio con Cuadrado, guardando dal Chelsea, e poi dopo è stato preso dalla Roma. La Roma l'ha messo a giocare, l'ha fatto crescere la Roma, e adesso si ne vedono i frutti, adesso si vedono i risultati, quindi si stanno vedendo i frutti. Ancora il pallone in mezzo, non può essere messo in mezzo il pallone, ancora il cross in mezzo di Robertos che non arriva, allora passa il pallone a Miller, ancora il pallone per Miller, sbaglia e allora regala il pallone a Mohamed Salah che riparte una volta esagerando. Mohamed Salah sulla fascia destra, parte Mohamed Salah, arriva Philippe Coutinho, c'è Salah tutto solo, bella giocata di Salah, ancora Salah, che bella azione di Mohamed Salah, il grande giocatore Mohamed Salah, che fa un gol veramente pazzesco. Sì, Salah fa un gol pazzesco, parte dalla fascia laterale destra, si mangia un giocatore e quindi poi passa il grandissimo pallone, il pallone a Robertson, e allora Robertson lo vede, lo serve Salah, e allora Salah ne vede due, ancora due, lo vede, poi si gira Salah e vede un piccolo varco e tira proprio lui, Mohamed Salah. C'è stata anche deviazione del polpaccio destro del numero 20 appena entrato il numero 24 è Bellerin, mi dicono dal coordinamento regia, Bellerin, quindi
Diciamo che Salah veramente ha fatto un gol eccezionale, proprio che può rimanere nei decennali, ma ne ancora di più di questa partita, perché l'azione l'ha creata lui. Lui si è costituito l'azione da gol per se stesso, quindi vuol dire che può fare proprio può fare proprio l'Arsenal in ce la può fare, scusi, Liverpool. L'Arsenal non è in grado di sostenere questo gioco se in campo c'è Mohamed Salah, se in campo c'è Mohamed Salah. Quindi capiremo se Mohamed Salah potrà portare qualcosina di più. E allora potrebbe, secondo me, potrebbe fare qualcosina di più. Proprio il Liverpool potrebbe farla ancora, ma Boris gol, cioè è stato ecco, ancora l'Arsenal veramente vuole lottare l'Arsenal. Allora, lottare l'Arsenal ancora. Il pallone per Ozil, arriva Sanchez in mezzo. Sanchez riapre il match. Sanchez, mamma mia, Sanchez, che cosa fa Sanchez? Mamma mia, Sanchez. Sanchez, mamma mia, fa una partita splendida Sanchez. Adesso siamo Arsenal 1, Liverpool 2, ma si sta proprio svegliando. L'Arsenal si sveglia, si sveglia in ritardo, perché in ritardo, perché nel primo tempo non ha fatto male, però ha regalato quel gol a Coutinho, e quindi adesso ha recuperato, può recuperare. Allora. E allora il nostro ritorna ancora in mezzo. Ci sono dei cross fenomenali. Ancora un buon pallone per il numero 17, Iwobi. Ancora il tiro in mezzo. Che gol! Che gol! Che gol di Xhaka! Che gol di Xhaka! In pochi minuti riagganciano la Gunners. L'Arsenal pareggia! L'Arsenal pareggia! 2-2, gentili ascoltatori. 2-2, 2-2, ragazzi. Ma che partita! Sembrava che l'Arsenal non esistesse più. In pochi minuti ha fatto due gol. E il Liverpool dov'era? Il Liverpool non c'era più, il Liverpool veramente non c'era più, il Liverpool non c'era più, il Liverpool. Mamma mia, fenomenale, fenomenale partita, gentili ascoltatori. E che partita, che giocate, ragazzi, che giocate, che splendide giocate, gentili ascoltatori. Mamma mia, che sta avvenendo in questa partita. Sta avvenendo in questa partita veramente. Klopp rimane proprio, non lo so, non so che dire, non so che dire. Rimarrà proprio. È rimasto proprio male Jürgen Klopp, perché si vedeva dalla sua espressione, e quindi Klopp ha già caricato i ragazzi nel 1-2, e adesso li carica ancora di più.
li ricaricare adesso emotivamente perché hanno perso fiducia, ragazzi. I ragazzi hanno proprio perso la fiducia che gli mancava e quindi vuol dire qualcosina di più, che ce la possono fare qualcosina di più, però non è semplice, non è semplice, gentili ascoltatori, non è semplice. E allora, intanto c'è stato un fallo. Iwobi ancora il tiro in mezzo, la rete di Metusio Özil che ribalta il match. Metusio Özil, stiamo vivendo una partita straordinaria qui all'Emirates, mamma mia, la partita bellissima all'Emirates Stadium di Londra, mamma mia, che partita, ma che super partita. E riporto, vi riporto il risultato: l'Arsenal recupera in pochi minuti, prima con Sanchez, poi pareggio con Özil, poi no, prima Sanchez, poi Xhaka e poi Özil per un recupero di 3 gol, stava perdendo 2-0, ha recuperato 3-2. Ma che partita! Adesso il Liverpool veramente non ha più concentrazione, non c'è più il Salah di prima. E che questa è una partita davvero eccezionale. Ma stiamo vedendo qualcosa di straordinario, gentili ascoltatori, di straordinario. Lo potremmo vedere qualcosa di. Sempre lo potremmo vedere qualcosa di sempre lo potremmo vedere, sempre sempre lo potremmo vedere se giocano sempre le squadre, se le squadre, se le squadre provano a giocare così, le due squadre. Diciamo che è una partita davvero emozionante, davvero straordinaria. Questa non si ferma mai. Siamo al 59 minuto e 20 secondi. Arsenal 3, Liverpool 2. Messo qualcosa di. Non so di come definirla questa partita. Veramente di splendido. Io la definirei splendida la partita. La giocata di Salah del 2-0 è stata pazzesca, ma poi sono arrivati altri gol. Bravissimo Vittorio Silva a fare a fare un recupero di quel pallone, mentre che poteva, se andava fuori era veramente brutto. Allora, Wenger e Klopp adesso si giocano qualcosa di meraviglioso. Si giocano i due giocatori, qualcosa, i due allenatori, chiedo scusa, si giocano qualcosa di meraviglioso. E allora, per giocarsi qualcosa di meraviglioso, devono fare tanto, devono provarci, provarci, riprovarci, provarci, riprovarci. Salah in fuorigioco, il pallone va a Petr Cech, lo intercetta. Non abbiamo visto. Allora, intanto arriviamo. Allora, il possesso palla adesso è per il 50, è per il 65% dell'Arsenal, 35% del Liverpool. Nel primo tempo è stato 52 dell'Arsenal e 48 del Liverpool. Ma adesso non perdiamo tempo a vedere le statistiche perché sono solo indicative le statistiche. Riparte ancora il numero 7, Sanchez in mezzo, fermato da Mané. Ancora l'Arsenal ci prova con il 17, non riesce, ma c'è un recupero straordinario di Sanchez in mezzo, il tiro, mamma mia, che brutto, che bruttissimo tiro di Wilshere, mamma mia, che bruttissimo tiro, che bruttissimo tiro. Poteva fare qualcosa di più, poteva andare a giocarsela meglio e quindi poteva fare qualcosa di straordinario. Abbiamo visto una partita vero magica, dove è accaduto di tutto, però sta accadendo ancora, sta accadendo e accadrà, perché Arsenal Liverpool darà spettacolo fino al 90° minuto, fino ai minuti di recupero. Il tiro, c'è il pallone, il cross al volo, non ci arrivi, il cross, per il cross al volo, mamma mia, Mané che si è mangiato. Ma check, richiamavamo, non era, abbiamo servo il gioco o meno. No, l'ha visto Mané, è stato servito splendido, Mané splendido. Poi
Mané si è portato il pallone sul fondo, Mané, e non ha potuto fare qualcosa di veramente eccezionale. Se non si è portato sul fondo, poteva creare una chiarissima occasione da gol per il 3-3, però che Mané veramente ha chiesto un gran pallone, un pallone da definire magico. Intanto c'è una rimessa dal fondo per il Liverpool, la va a battere Mignolet, siamo al 62esimo e 40 secondi, Arsenal 3, Liverpool 2. Il vantaggio del Liverpool nel primo tempo per 1-0 con il gol di Coutinho, poi Mohamed Salah praticamente sigla il 2-0, ma 2-0, poi la rimonta, e intanto c'è il fallo di Xhaka, l'arbitro lo richiama, la rimonta del, diciamo, dell'Arsenal con il primo gol di Sanchez, poi di Xhaka e poi il 3-2 di Mesut Özil. Tanto è stato il fallo del numero 29 Xhaka sul numero sul numero 7 proprio del Liverpool. Allora, proprio per questo è una partita straordinaria, veramente. Ancora riparte l'Arsenal, c'è dall'altra parte già Sanchez, riparte Sanchez, il cross in mezzo, lo vede ai Iwobi, ancora Iwobi non ci arriva, un tiro brutto di Iwobi, veramente è stato brutto il tiro di Iwobi, poteva fare meglio Iwobi, però perché ha tirato proprio su un giocatore in maglia arancione, ma adesso sbaglia ancora il Liverpool, recupera palla all'Arsenal e a sua volta stava per perdere un buon pallone il Liverpool, ma recupera ancora con Miller, dai pallone a Mané, Mané vede Salah da solo, non arriva nessuno e allora il pallone viene spazzato via, ancora il pallone adesso tra le braccia di Peter Cech, il pallone recupera Peter Cech, che è un grandissimo portiere. Peter Cech ha fatto tanti anni la storia del Chelsea, adesso da quando è passata l'Asia sta facendo la storia dei Gunners, che i Gunners veramente sono bravi giocatori, Gunners, questo si sta vedendo in questo match, lo stiamo anche capendo, quindi vediamo un Salah che veramente adesso ha aperto un po' di forze, si vede in campo, non è più lucido come l'inizio dei primi 5 minuti del secondo tempo, sta perdendo un pochino Salah e ci dispiace se veramente Salah si perde in un bicchiere d'acqua, se Salah veramente si perde in un bicchiere d'acqua vuol dire che qualcosa cambierà, può cambiare, quindi deve fare, e quindi si può fare qualcosina di più, la potrà fare. Allora questa è una partita davvero 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 entusiasmante qui all'Emirates Stadium a Londra, la partita tra Arsenal e Liverpool, Arsenal 3 Liverpool 2. E ancora è importante, vi ricordo che qui solo Ragnizia Campionato c'è con la radiocronaca in italiano di questo bellissimo match, la Premier League è qui solo su Ragnizia Campionato, domani con la Liga, con il classico domani, il classico tra Real Madrid e Barcellona, saremo noi in diretta. E allora il pallone in mezzo non arriva perché è tirato alle stelle e quindi ci sarà rimessa a fondo per il Liverpool, rimessa laterale per il Liverpool, sembrava dal fondo e in realtà è stata messa in laterale. Ancora il pallone per i Gunners con Sanchez, allora
Allora, ovviamente voleva fare qualcosina di più, voleva fare, però vedremo che non sarà, non sarà così. Allora, diciamo che veramente c'è un po' di tutto, c'è riparte Salah ancora Mané, e si fa scappare questo pallone Mané. Bravo Peter Cech che va a mettere in rimessa con le mani per il Liverpool, ma ha fatto veramente, ma né qualcosa di sbagliato ha fatto, quindi ha fatto qualcosina di sbagliato, tutto qualcosa di sbagliato. Allora, i Reds stanno provando all'assalto per il due pari Reds contro Gunners contro Reds. Questa è una partita vero straordinaria, Gunners contro Reds, the Reds. Ancora una rimessa con le mani in favore dell'Arsenal. Allora, il numero 30 Matuidi, ancora vuole andare Salah, ancora di testa Xhaka. Il pallone non è stato recuperato dal numero 23 Can. Non è riuscito a fare qualcosina di meglio. Ancora il numero 30, Maitland, ancora ci ha rimesso ancora. No, questa volta è in favore del Liverpool, dei Reds. Ancora Gunners contro Reds. La partita si è infinita. Il pallone sbatte contro Maitland. Il pallone proprio di Miller. E quindi ci sarà calcio d'angolo per i Reds. Vedremo che cosa succederà. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la collega Ada Cotugno è saltato per problemi, per impegni della collega, e quindi ci sarà con noi martedì alle ore 10 nel nuovo programma. Il tiro e la rete! La rete! Mamma mia, 3-3! 3-3! 3-3! 3-3! Che gol! Il gol di uno è Firmino! Firmino! Stavamo raccontando l'appuntamento, ma ha segnato Firmino. Sì, Firmino ha fatto cosa eccezionale, Firmino! Peter Cech non riesce a parare. È comunque pallone in rete. Firmino, firma un gol fantastico, Firmino! Firmino! Martedì alle 10 nel programma Buongiorno siete al mattino, il nostro programma mattutino. Avremo Ada Cotugno per analizzare la Premier League e questa partita in particolare. Tornando live, Firmino ha fatto un gol pazzesco. Firmino ha visto che è un po' imballata la difesa, non era molto compatta, e quindi ha tirato e ha spiazzato Peter Cech. Urla Jürgen Klopp, quindi parità tra Gunners e Reds. Mamma mia, che partita! Siamo è solo al 70esimo minuto e di 20 secondi. Arsenal 3 Liverpool 3, dei gol di Coutinho e di Salah. È nata la rimonta, Sanchez, Saka, Ozil, e poi l'altra rimonta per il pareggio 3-3 di Fernandinho. Adesso deve recuperare il Liverpool, che vuole andarsi a prendere questa vittoria. Bellissimo, ancora il pallone per Mané. Ancora va Mané, non vede nessuno. Adesso osserve, non è Salah, il pallone è per Can, ancora non riesce. Salah c'è, non c'è Salah ancora in mezzo. Il pallone va a Coutinho, ancora il pallone per Coutinho. Il pallone va al numero 17, Clavan, non riesce. E allora ci sarà un calcio d'angolo in favore dei Reds, sempre 3-3, 72esimo, 3-3. Che partita, che
Che partita 3-3, è veramente una partita importante questa, quella di questa sera. Batte il numero 10, Coutinho, l'autore del gol dell'1-0 per il Liverpool. Il tiro, parata di Petr Cech, ma era il tiro del numero 23, canna, parata di Petr Cech. Adesso Petr Cech è impreciso, quindi recupera ancora il Liverpool con Miller, ancora Miller, Gomez, ancora il pallone in mezzo per Mané. Vediamo, è posizione regolare di Mané ancora. Mané deve girare, scambio con Coutinho. Coutinho va per Mané, sbaglia Coutinho, e allora l'Arsenal approfitta per ripartire. Ancora voleva. C'è stato intanto, no, non, niente fallo. Allora il pallone tra la Cazzetta e Sanchez. E allora tra la Gazzetta e Sanchez è stata una piccola intesa, non sono riusciti ad andare a trovare il gol del 4-3, però è una partita bella, bellissima questa, quella di questa sera. Cioè, intanto un fallo su Maitland di Mohamed Salah. Salah veramente, quando io direi che il gol più bello di questa sera è stato quello di Mohamed Salah, che se l'è costruito tutto, ma tutto da solo il gol. Quindi doveva fare qualcosina di più, la doveva fare. Ancora il pallone per Sanchez in mezzo, non c'era nessuno. Il tiro cross, niente, niente da fare. Ancora c'è stato un fallo. E allora ci sarà il calcio di punizione, sarà battuto a Mignolet. Crediamo che veramente stia facendo qualcosa di eccezionale Mohamed Salah, che è inquadrato dalle telecamere nel nostro monitor di servizio qui all'Emirates Stadium, dalla tribuna stampa. Quindi è una qualcosa di bello, di bello. Riparte il Liverpool, voleva ripartire Liverpool, ma non c'è riuscito. Ancora il pallone, adesso sì che riesce, perché ancora Mané messo a terra. Mané, non c'è calcio di rigore, non c'è calcio di rigore. Mané messo a terra, Mané. Rivediamo nel replay, nel monitor di servizio, che cosa succede, se c'è regola o no. Se vedremo poi se c'è un'immagine chiara, un'immagine che noi chiamiamo la moviola in campo, la nostra moviola in campo. Poi avremo anche faremo una piccola analisi nel nostro una piccola analisi. Noi 27 analizzeremo questa partita e tante altre partite. Perché noi? Perché questo? Dico questo perché 26 si rigioca, si torna a giocare in campo il 26. Il 26, quindi andremo a vedere qualche altra cosa. Andremo a vedere le partite molto belle. Adesso c'è il pallone per Salah. Salah, vediamo. Ultimo a toccare. Salah, sì, è a toccare. È proprio Salah, e quindi. Allora, vi ricordo il prossimo turno dal 26, che ci saranno Tottenham, Southampton, Burnley, West Ham, Chelsea, Brighton, Huddersfield, Stoke, Manchester United, Burnley, Watford, Leicester City, West Brom, Everton, West Brom, Everton, Liverpool, Swansea. Poi Liverpool, Swansea, Newcastle, Manchester City, Crystal Palace, Arsenal. Noi seguiremo la partita tra Liverpool, seguiremo la partita tra vedremo quali saranno i nostri palinsesti. Vi sapremo dire meglio vi sapremo dire meglio lunedì quale partita sarà il nostro palinsesto. Non ci fermiamo mai.
gentili ascoltatori, neanche il giorno di Santo Stefano. A Natale ci fermiamo, ma poi avremo gli Alex del basket. Torniamo a questa partita, Arsenal Liverpool, che è una partita straordinaria. Ancora il pallone in mezzo, ci vuole provare l'Arsenal, ma non ci riesce ad andare per il 4-3. Siamo al 77 minuto. Paramignole, ripetere tre volte che Paramignole, un'azione del numero del numero 26 Robertos. C'è un cambio, esce il numero 17 Clavan, entra il numero 23 Welbeck. Entra Welbeck per cambiare la partita. Welbeck può veramente fare qualcosina di più. Wenger, che è francese, vuole portare alla vittoria questa squadra inglese. Batte Mesut Özil, con tutti c'è stato un fallo, quindi ai danni del portiere Mignolet. Poi Klopp, che è tedesco, Klopp, che è stato tanti anni Klopp nel Borussia di Dortmund, poi per una crisi del Dortmund è stato mandato via e poi se l'è preso il Liverpool per una piccola traghettata quando il Liverpool non faceva molto bene, quindi è stato chiamato per una traghettata e quest'anno sta facendo una traghettata davvero eccellente quest'anno. Jürgen Klopp è tornato agli anni del Liverpool, gli anni del Dortmund, è tornato proprio il allenatore. C'è un cambio, entrerà il numero 5, il numero 5 del Liverpool, Vigand, e esce il numero 19 Mané. Che è d'applausi Mané, gentili ascoltatori, Mané d'applausi, sì che è d'applausi Mané, perché d'applausi? Perché ha giocato come se questa fosse una partita normale. Vedremo poi quale potrebbe essere un'altra di queste partite importanti per questo campionato, però capiremo di più domani. Vi ricordo le 13 classico Radio Inizia il Campionato, solo noi trasmetteremo il classico Radio Cronaca in italiano, solo noi Radio Cronaca in italiano del classico tra Real Madrid e Barcellona allo stadio il Santiago il Bernabeu, Messi contro Ronaldo contro Messi, tante sfide, quindi andremo anche ad analizzare bene lì il match. Intanto siamo arrivati all'80esimo minuto e 20 secondi, Arsenal Liverpool sempre sul 3-3, mancano 10 minuti mancano, perché questa è una partita caratterizzata dai gol, caratterizzata dalle rimonte, prima il gol di Coutinho e poi di Salah, poi la rimonta di Sanchez, Saka e poi Ozil per il momentaneo 3-2, poi Fernandinho per il pareggio del 3-3. Allora, è un pareggio straordinario, un pareggio che se lo merita proprio il Liverpool, questo pareggio dopo che ha dato tutto di più. Ha dato tutto e di più il Liverpool, diciamo la verità, perché il Liverpool ha meritato il pareggio, lo ha meritato non solo per quello che ha fatto vedere, perché Salah è magico, Salah è il migliore. Riparte ancora Salah in mezzo, non ci arriva il neo entrato Wijnaldum non ce l'ha fatta sull'assist di Salah, però diciamo, voglio dire una cosa, Salah veramente questa sera ha fatto una partita straordinaria. Salah ancora il tiro in mezzo, non ci arriva
il Tirgos di Gomez non arriva a Cannes, quindi lo puoi da mettere, no, a Firmino. Quindi l'arbitro l'ha richiamato forse per un fallo a Firmino. Sì, è così, per un fallo ha richiamato Firmino. Mamma mia, ma sì, bra, giusto l'arbitro a segnare il fallo, a richiamare anche a Firmino perché poteva spingerlo più forte e magari farlo male. Diciamo che questa partita è davvero molto bella. Vediamo, si gioca l'ultima carta, Jürgen Klopp. Vediamo chi uscirà. Io penso che uscirà Fernandinho, perché Fernandinho è a rischio anche giallo, si fa un prossimo fallo, quindi non vuole rischiare. Però poi vedremo se cambia un centrocampista o cambierà un difensore. Questo è tutto da vedere, gentili radioascoltatori. Ancora il pallone in mezzo con il cross. Parata di Mignolet, straordinario Mignolet, che veramente ha fatto qualcosa di eccezionale. Mignolet che può dire a generazioni future di aver partecipato a una partita vero entusiasmante. Mignolet, quindi può tornare a fare una di quelle. Può tornare a fare qualcosa di più. Allora, può fare qualcosa i Reds. Vediamo, c'è stato un cambio, è uscito Coutinho ed è entrato il numero 21 Oxlade. È entrato lui. Allora, io non me l'aspettavo che uscisse Coutinho, perché Coutinho è stato un bravo Coutinho. Io mi aspettavo più Firmino, mi aspettavo più Firmino. Perché mi aspettavo più Firmino? Perché Firmino è a rischio giallo. Un altro fallo è a rischio giallo. Di questo gliel'ha detto anche l'arbitro, parlando a voce, quindi lo può cambiare. Lo può cambiare. Quindi, secondo me, ha sbagliato a non cambiarlo. Perché quando un giocatore rischia giallo, fa un minimo errore. Firmino, vediamo. L'ha richiamato ancora Firmino. L'arbitro a Firmino lo richiama, rischia il giallo, non glielo dà. Rischiato ancora. Si è salvato in calcio d'angolo Firmino. E quindi doveva fare o me. Qualche altra cosa di straordinario doveva fare Firmino, però poi vedremo che cosa succederà. Il pallone però Oxlade ancora lui il numero 20, cioè ne è entrato, non sembra che non ci sia calcio d'angolo, mi sembra di sì, sembra che c'è calcio d'angolo, sì c'è calcio d'angolo confermato l'angolo noi adesso siamo per. Mancano quasi 4 minuti. Siamo arrivati a meno 4 minuti della. Meno 4 che sarebbero minuti dalla fine. Sì, siamo a 4 minuti dalla fine. È una partita davvero importante. Questa vincerla è una partita davvero eccezionale. Diciamo che si può giocare un po' la carta Klopp, si può giocare la carta Coutinho e si è giocato molto bene, ma l'acquisto vero e proprio è stato fatto quest'estate con Mohamed Salah. La Roma secondo me ha perso un treno alla Roma, con sapete Francesco Salah avrebbe potuto fare qualcosa di più, avrebbe potuto andare anche in Champions contro il Chelsea. Però veramente ha sbagliato a venirsi Salah quest'estate. Salah è magico. Salah è magico. Calcio. No, mi sa che ha toccato Salah per ultimo. Sembra che ha toccato Salah per ultimo. Abbia toccato. Vedremo un po' che succederà. Vediamo che succede, gentili ascoltatori. No, no, no. Prima che si arrabbia Salah, quindi non c'è calcio d'angolo. È stato l'ultimo a toccare, poi rivedremo nei replay
avremo anche una piccola parte di trasmissione proprio martedì. Avremo una piccola parte di trasmissione dove analizzeremo Arsenal Liverpool, dove analizzeremo le immagini in diretta, questa piccola diretta, la piccola diretta Facebook, proprio per vedere le se le per far vedere le immagini che noi andremo ad analizzare al rallentatore. Faremo un po' moviolisti martedì, quindi state con noi. Domani c'è Juventus contro Roma all'Allianz Stadium e noi di Inizio Campionato ci saremo con Juventus Roma all'Allianz Stadium. Altra partita che martedì analizzeremo, avremo solo quella a momento che mi mette Facebook. Vai il pallone per Oxlade, ancora Salah, ancora Salah sul fondo. Salah si arrabbia. Salah, il Reds ad un passo del 4 a 3. Reds ad un passo dal 4 a 3. Reds veramente qualcosa di meraviglioso, devo dire. Salah sta facendo, non lo so che cosa sta facendo Salah. Salah vuole andare a non so, a battere qualcuno veramente importante. Cito Alexi, esce Alexis Sanchez, entra Walcott, T. Walcott, mamma mia, me T. Walcott, cito Sanchez come giusto che sia, perché Sanchez è uno dei giocatori più stanchi di tutta la panchina. Buon recupero da parte di Klavan, il passaggio subito velocissimo a Mignolet. Mignolet ha spazzato via, c'è il recupero, però ancora il pallone Arsenal. Vediamo, c'è una posizione di fuori gioco. No, c'era il pallone, no, è uscito il pallone, quindi l'arbitro non ha potuto far continuare perché è uscito il pallone. Ancora i Gunners ci vogliono provare anche loro, per almeno per vincere la partita, per non portarsi un punto a casa proprio qui all'Emirates Stadium di Londra, per capire che cosa riescono a fare queste due squadre. Vedremo se in questo 10 secondi che mancano alla fine della partita vedremo che cosa vedremo. Poi vedremo l'arbitro quanti minuti assegnerà di recupero, ma secondo me saranno belli lunghi. 5 minuti di recupero per me ci stanno, perché tra tre gol di Salah, gol di Sanchez, di Xhaka, Özil e Firmino si è perso tanto tempo. Vedi, abbiamo ragione. 5 ci potevano stare, ma ne dà uno in meno, ne dà 4 minuti. Fino al 94esimo si giocherà il match clou tra Arsenal e Liverpool. E allora? Abbiamo ancora un buon pallone. Ricordo ai gentili radioascoltatori che andremo a fare la moviola da martedì nel programma Il Buongiorno Sei dal Mattino, un programma che aiuta a svegliare tutti i radioascoltatori, che ci sarà in questo periodo di Natale, che poi riprenderà quest'estate verso fine luglio, un programma dove analizzeremo lo sport a 360 gradi. Ancora il cross in mezzo para Mignolet, c'è calcio d'angolo, para Mignolet, e c'è calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo interessante, vediamo. Poi anche posizione, mi sembra, no, era regolare, era regolarissima la posizione del giocatore. Se Mignolet non la, rivediamo se Mignolet non la prendeva. Entrava se Mignolet la prendeva, entrava se Mignolet la prendeva, quindi ha fatto bene Mignolet. Va Mesut Özil, dalla bandierina Mesut Özil. Va Özil, non ci arriva nessuno, mamma mia. Mamma mia, ci ha provato
a fare qualcosina di più, ma c'era un fuorigioco. Lo segna l'assistente. Mignolo, intanto sono andati 2 minuti del recupero, me ne mancano altre due, 92esimo e 30 secondi, ne mancano altri due minuti di recupero. Vediamo che cosa potrà fare, cosa potrà fare proprio qui il Liverpool, se riuscirà a dare tutto. Ci sta provando ancora vediamo, chiedono che ci sia rimesso dal fondo i giocatori dell'Arsenal, vediamo se è così. Se danno l'abito ragione ai giocatori dell'Arsenal o a quelli del Liverpool, vedremo. Non la stanno andando tutti a difendere, quindi ha dato il calcio d'angolo al minuto 93 e deve veramente provare a metterla in porta il Liverpool. Va, no, si allontana Mohamed Salah, si allontana Mohamed Salah, vediamo chi va. Vedremo chi va. Allora, non si è riuscito a capire chi è andato a battere, però. Va il numero 7 a battere Miller. E ancora ci prova l'ultimo assalto questo del Liverpool, ci deve provare. L'Arsenal vuole ripartire in contropiede, non c'è per nessuno, mancano 30 secondi, cioè, ascoltatori, 30 secondi, poi vedremo che cosa succederà. Adesso c'è un calcio di punizione in favore dell'Arsenal, lo deve battere velocemente l'Arsenal, ha soli ha soltanto 15 secondi, ancora il pallone, no, è destinato 15 secondi. Ancora il pallone buono, non è, era per Tuzosil. Adesso ha 10 secondi Liverpool per muoversi, per andare a trovare il gol, ma non è così semplice. La partita potrebbe finire così. La partita si finirà così. Si spera un po' Sanchez, che ha avuto dopo il gol del 2-0 di Salah, nonostante con le stesse occasioni ha trovato il 3-2. Però non doveva pareggiare Firmino. Però l'arbitro adesso andrà a fischiare la fine. Oltre 17 secondi in più ha dato l'arbitro. Abbraccio tra Wenger e Klopp. Finisce 3-3. I gol prima di Coutinho. I gol di Coutinho e di Salah per il doppio vantaggio del Liverpool, poi Sanchez, Xhaka e Mesut Özil vanno per il 3-2, poi pareggio di Firmino. Diciamo che questa è una partita vero straordinaria, una partita vero interessante, ha potuto dare tanto spettacolo. Con questa partita, secondo me, si è vista qualcosa di straordinario. Si è vista e si poteva vedere qualcosina di più, però dobbiamo stare attenti nel proseguo del campionato tra queste due squadre. Poi lo vedremo anche il 20, giorno 26. Il giorno di Santo Stefano che si gioca in Premier League, vedremo che cosa potrà fare. Noi vi metteremo tutte le interviste, quello che succederà in campo anche tramite sulla pagina Facebook Inizio Campionato, sul profilo Twitter di Inizio Campionato, poi sul nostro blog www.inizielcampionato.wordpress. Punto com e veramente metteremo tutto adesso sui social, condivideremo la diretta che già è partita da account ufficiale Facebook dell'Arsenal. Vi condivideremo la loro diretta e poi se vi metteremo le interviste. Grazie a tutti per averci seguito. Seguite sempre Radio Inizio del Campionato su pagina Facebook, sul profilo Twitter e anche sul nostro sito www.iniziocampionato.wordpress.com. Iscrivetevi anche al canale YouTube. Vi ricordo che la Premier League tornerà martedì, mentre tornerà martedì e domani ore 13 classico tra Real Madrid e Barcellona. Sempre qui su Radio Inizia.
il campionato. Ore 13, orario insolito, però è stato l'orario stabilito per quella partita. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.